Federico TV Rottivo Italia, la Feltrinelli di Napoli, per presentare l'album di Max Gazzè Sotto Casa. Max, ti vorremmo chiedere, reduce da questa settimana sanremese e adesso tutti questi bellissimi impegni che ci saranno, una domanda per quanto riguarda il festival. Perché proprio Sotto Casa? Cioè, soprattutto anche perché comunque quello di Dimissioni del Papa, perché proprio questa canzone? Ma la canzone è stata scritta prima che io sapessi della dimissione del Papa. È una previsione. No, assolutamente no. Insomma, penso che sia un brano, come ho detto anche durante questo incontro, che evidenzia alcune forme di chiusura da parte delle istituzioni religiose nei confronti di altre istituzioni religiose, la chiusura del mondo laico e il mondo credente. Quindi è un invito ad aprire la porta e non lasciarla chiusa, a sentire, un invito al dialogo tra culti diversi, perché poi è l'unico modo possibile per poter riavvicinare naturalmente lo spirito umano a qualsiasi forma di culto, che sia insomma, non credibile, che sia in sintonia con l'evoluzione dei tempi. E poi per quanto riguarda Sanremo Story, la serata Sanremo Story, tu hai scelto Ma che freddo fa di Nada. Come mai questa scelta? Ma magari una scelta più strategica? Perché magari Mengoni ha portato Ciao amore ciao e sappiamo tutti che è una scelta abbastanza strategica. Perché proprio Ma che freddo fa? Ma non è strategica. Io sai, quando ho abbandonato le strategie nelle percezioni della creatività da molto tempo. Non applico strategie nelle scelte, faccio le cose quando le sento con una grande onestà emotiva e intellettuale. Non sono che questo sì perché allora funziona meglio, la parola funziona proprio, l'ho persa nel vocabolario. Poi certo, una canzone come Sotto Casa, per dire, è una canzone un po' paracula, però l'ho fatta, è uno scherzo, è ironica, come lo era a suo tempo Una musica può fare. Però ecco, nel caso delle scelte mi piace sempre ascoltare l'istinto o il cuore, se vogliamo dire. Ok, grazie. Ciao Max, noi ci siamo già incontrati all'Arenile di Bagnoli in occasione del tuo concerto evento insieme a Federico Zampaglione. All'epoca ti avevo chiesto se ci fossero delle cose in cantiere, però non mi ha detto di Sanremo. È stata una scelta scaramantica? Ma no, ma in realtà probabilmente non lo sapevo ancora, perché altrimenti l'avrei detto, insomma. E abbiamo saputo di Sanremo, chiunque ha partecipato a questa edizione, nel momento stesso in cui è stato annunciato ufficialmente da Fazio, per cui non sapevamo. Sono felice di esserci stato, sono felice che è andato tutto bene, il brano che ho cantato, un momento bello, insomma. È stato un festival di successo e tu ti sei piazzato molto bene nella classifica definitiva. Volevo chiederti... No, è stato malissimo, no. Ma non mi importa, la cosa importante è la classifica che viene dopo Sanremo, per quanto quella sia una classifica, insomma, è importante, perché comunque una gara è una... come dire... sarei stato felice di... No, felice di vincere no, lo ammetto, però... Magari nel podio, come ci si aspettava? No, sinceramente no, perché poi sono... Non lo so, forse sono un po'... Quanto ha inciso il fattore talent? Dici la tua, sinceramente. Cosa ne pensi? La polemica che ha sollevato un po' il tuo collega Cristicchi, come la pensi tu? Ma io non credo, è chiaro che gioca un po' il fatto di una certa esposizione popolare da parte del talent, favorisce chi è abituato a usare il televoto, quello senz'altro. Però sono contento che ha vinto Marco Mengoni, perché insomma è un bravo... interprete, ha cantato bene, il brano era bello e alla fine non cambia niente chi arriva quarto, quinto, sesto, settimo. L'importante è il lavoro, è il bel lavoro che si fa dopo, l'impegno da parte di tutti, di tutti gli operatori, appunto, della discografia, tutti i musicisti, i cantanti. L'importante è che ci sia un fermento, un'attività, per me è quello che conta, non la classifica del festival. Quindi vinca chi ha fatto la canzone più giusta per il festival, oppure chi ha, come dire, ha avuto la fortuna di portare una canzone così bella come quella di Marco. I tuoi outfit sanremesi, diciamo che hanno suscitato molto interesse, molti consensi, ma da dove nasce l'idea di presentarti in quelle vesti? Da cosa è scaturita questa idea? Ma dalla voglia di portare... Di stupire? No, non neanche di stupire, di stupirmi principalmente, di fare qualche cosa in linea con quello che era il brano che cantavo, di interpretare un personaggio... Un po' pirata e un po' vampiro. Tu parli, l'ultima sera era proprio un ruolo, era proprio una maschera che interpreto un personaggio, un predicatore un po' aulico, un po'... Quindi si sposa bene con, diciamo, il contenuto del testo. Beh certo, perché poi è lo stesso personaggio che appare nel videoclip.
Senti Max, prima di salutarti volevo chiederti, ma ce lo fai un pezzettino della canzone per salutarci, un po' ritornello? Assolutamente no. No, va bene. Grazie comunque. Grazie per l'intervista. Ciao, grazie. Ciao.